Buonasera a tutti e bentornati sui bersagliati dalla censura schermi di Casa del Sole TV per parlare oggi di cinema o di un regista in particolare, e lo facciamo con l'autore dei libri Sublimen 1 e Sublimen 2, già graditissimo ospite dei nostri schermi, Federico Povoleri. Buonasera Federico. Ciao Jeff, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori e grazie per questo nuovo invito. Stanley Kubrick, parliamo di Kubrick, Paura e desiderio, Lolita, Dottor Stranamore, Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket, Shining, Arancia Meccanica, 2001, Odissea nello spazio, e si dice che abbia ridato dignità alla fantascienza grazie a 2001, Odissea nello spazio, e che oltre questo abbia lanciato dei forti messaggi attraverso l'uso della simbologia nei suoi film. Sono stati scritti interi trattati e libri su Kubrick, ma prima di tutto, chi era Stanley Kubrick e perché desta così tanto interesse? Era davvero un'eccezione rispetto all'uso anche manipolatorio del cinema perché più libero degli altri? Sì, Stanley Kubrick è una figura fondamentale e importante, sicuramente un genio proprio come persona, cioè si dice che avesse un quoziente intellettivo altissimo e tutti quelli che lo hanno frequentato e che sono venuti in contatto con lui hanno avuto modo di effettivamente di rendersi conto della sua capacità intellettiva, ma anche della sua capacità in certo senso manipolatoria nei confronti degli attori, no? Lui riusciva addirittura a provocare gli attori fino ad ottenere, a seconda della personalità dell'attore, a ottenere le prestazioni che lui voleva. Su Shining si dice che abbia quasi rasentato la molestia nei confronti dell'attrice, la protagonista, quella che faceva Wendy, perché le urlava sempre contro, che era incapace, che insomma la faceva piangere, e tutto questo per ottenere un certo tipo di prestazione. E addirittura con il grandissimo attore George C. Scott, nel film Il Dottor Stranamore, lui sfidava sempre tutti a scacchi, era un grandissimo giocatore di scacchi, e sembra che arrivasse al punto di fare queste partite prima delle riprese con George C. Scott, e riusciva a mandare Scott in una serie di una specie di trance, di modo che poi George C. Scott riusciva ad avere delle prestazioni particolari. Insomma, quindi ci sono moltissimi aneddoti sulla figura Kubrick. Kubrick era un genio ed è stato l'unico regista al mondo, e questo è significativo, e poi vediamo forse perché ha avuto questa possibilità, l'unico regista al mondo, da un certo punto in poi della sua carriera, ad avere il totale controllo creativo dei suoi film. Ecco, sì, questo viene sempre detto riguardo a lui, che controllava Esatto. persino il doppiaggio nelle lingue straniere. Esatto. Totale controllo creativo significa che la casa di produzione non poteva mettere bocca in nessuna delle scelte del regista, e questo non accade con nessun regista che lavora ad Hollywood. Quindi Quindi era. neanche le agenzie di sicurezza e tutti quelli che No, infatti, assolutamente. E addirittura il suo potere arrivava al punto che poteva decidere di posticipare la data prevista già di uscita di un film, facendo perdere anche parecchi soldi alla casa di produzione. È successo con Arancia Meccanica. Quando il film è uscito in Inghilterra sono scoppiate le proteste, perché ovviamente qualcuno ha detto che dei giovani inglesi avevano imitato i drughi di Arancia Meccanica, scatenando episodi di violenza, e Kubrick decise di bloccare il film in Inghilterra, quindi facendo perdere un sacco di soldi alla Warner Bros. Ma cosa denunciava in Arancia Meccanica Kubrick? Tutti i film di Kubrick, nessuno escluso, parlano della violenza e dell'esercizio del potere. Il potere come inteso come Stato, come governo, il modo in cui il potere esercita la sua violenza anche in modo sottile, occulto o esplicito. E quindi in Arancia Meccanica, che è un film molto politico, anche questo in realtà. Si vede proprio l'uso che ha il potere dei criminali, dei delinquenti comuni, no? Che all'inizio sono una banda di delinquenti da strada, che poi però vengono addirittura diventano poliziotti. Alla fine diventano poliziotti, e il protagonista
dopo aver superato un arco, il famoso attraversare lo specchio di cui parlava Lewis Carroll in Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Quindi diventare l'uomo nuovo, un nuovo uomo che è anche il tema di 2001 Odissea nello spazio, quando l'astronauta arriva alla fine del suo viaggio, rinasce e torna come uomo nuovo, no? Quindi l'uomo nuovo è l'uomo illuminato, l'uomo che ha delle conoscenze superiori, che riesce ad andare oltre il bene e il male e oltre la moralità. E quindi anche il protagonista di Arancia Meccanica alla fine rinasce come nuovo uomo e diventa praticamente da personaggio condannato, diventa addirittura eletto a simbolo, simbolo del nuovo potere, della nuova umanità, del nuovo. Quindi Kubrick denuncia tutte queste cose nei suoi film, se, da sempre, l'ha sempre fatto. Quindi c'è forse anche una velata denuncia verso la massoneria o verso i poteri occulti, oltre che il potere manifesto. Sì, qui c'è da dire una cosa interessante su Kubrick, perché sicuramente Kubrick è venuto a contatto con determinati ambienti. Lui è stato accusato da Bill Kaysing, quello che ha scritto il libro Non siamo mai andati sulla Luna nel 1974, viene chiamato in causa proprio da Kaysing come l'autore dei finti allunaggi, dei filmati di finti allunaggi della NASA. E Kaysing fa notare una cosa interessante. Fa notare che le agenzie, Bill Kaysing lavorava per la Rocketdyne, che era una delle tante agenzie che avevano lavorato per gli allunaggi, praticamente per la corsa allo spazio che aveva fatto la NASA per arrivare sulla Luna, no? Avevano partecipato più di 150 agenzie diverse, che ognuna si occupava di vari aspetti, no? Tecnologici. C'era chi faceva i computer, c'era IBM che forniva i computer. C'era la Rocketdyne che faceva altri sistemi, poi c'erano quelli che si occupavano, credo addirittura solo 20 agenzie per costruire l'HEM, altre per costruire la CAPS, ma in tutto il paese avevano messo in moto una cosa incredibile, ne parla anche Mazzucco nel suo film sulla Luna, no? Ecco, e Bill Kaysing, che faceva parte della Rocketdyne, fa notare una cosa interessante. Fa vedere come nel film 2001 Odissea nello spazio tutte le agenzie che hanno dato tecnologia e aiuto per quel film sono le stesse che hanno lavorato per la missione Apollo. E questo è strano, no? Cioè, fanno notare che sono tutte le stesse agenzie, praticamente. E infatti molti hanno detto che il 2001 non è stato altro che, oltre ad essere uno spot incredibile per la NASA, perché è uscito nel 68, quindi ha galvanizzato ancora di più la passione delle persone per le missioni spaziali, però sembra sia stato anche un banco di prova per Stanley Kubrick per testare gli effetti speciali che poi avrebbe utilizzato effettivamente nelle riprese dei finti allunaggi. Che ancora sembrano sono buoni, nel senso non sono come alcuni effetti speciali del film di quegli anni che fanno ridere guardandoli adesso. Gli effetti speciali di quel film fanno Sono ancora attualissimi, effetto. attualissimi, attualissimi. Ecco, una cosa incredibile che si pensa che sia stata utilizzata anche per i finti allunaggi è proprio la proiezione frontale che Kubrick utilizza in 2001. È una tecnica degli anni 30 che avevano abbandonato tutti, sia perché era troppo costosa, ma era anche molto pericolosa. Infatti, non so se hai presente, ma nei film si utilizza la retroproiezione di solito nei film degli anni 50-60, no? La retroproiezione ha un difetto di fondo, cioè è molto meno luminosa e quindi. E tu quando vedi sullo schermo, che so, l'automobile che è nello set e dietro c'è lo schermo che proietta la strada, no? Tu ti accorgi della differenza, vedi che non sono veramente sulla strada, appunto perché c'è una differenza fondamentale anche nella luce. La proiezione frontale invece utilizzava dei potenti riflettori e un sistema che praticamente poteva avere la stessa luce che si utilizzava nel set, quindi non si notava la differenza tra l'immagine proiettata e quella vista nel set praticamente. Era stata abbandonata perché, oltre ad essere molto costosa, questi riflettori molto potenti provocavano spesso degli incendi che davano a fuoco gli studi e quindi l'avevano lasciata perdere, no? Kubrick quindi riprende questa vecchia tecnica degli anni 30 e tutte le immagini, anche all'inizio di 2001 Odissea nello spazio, quelle girate con le scimmie in questi deserti, sono fatte con questa tecnica qua. E non si vede la differenza, la si nota forse oggi che grazie ai Blu-ray ad altissima definizione, no, a 4K si riesce a vedere, però a
al cinema era assolutamente impossibile vedere la differenza. Cioè, sembravano effettivamente in location le scimmie, non sembravano in uno set cinematografico. Quindi questa tecnica sembra sia stata utilizzata, c'è un modo per riconoscerla, e infatti c'è chi ha analizzato le scene del film 2001 a paragone con le scene dell'allunaggio, perché c'è una linea di demarcazione in cui praticamente si capisce che dietro c'è l'immagine proiettata e davanti c'è la parte del set, no? Allora, deve essere presente una linea che si confonde perfettamente con l'immagine, però è una linea di orizzonte che è sempre presente. E in tutte le immagini sulla Luna, e anche nelle immagini appunto girate così nel 2001, c'è questa linea che si può riconoscere, quindi si può capire che è stata utilizzata questa retroproiezione, Magari io non la vedo, questa. ma chi è esperto di videoriprese e di cinema se ne Può accorge. rendersi conto, esatto. Quindi è possibile che Kubrick in quel momento sia entrato in contatto con questi ambienti, forse massonici, abbia avuto questo incarico, perché non c'è da dimenticare una cosa. Allora, Kubrick è un fotografo all'inizio. Inizia come fotografo, si fa conoscere grazie a un fake, tra l'altro, un fake famoso. Lui pubblica una fotografia molto bella che è diventata famosa, in cui c'è un'edicola che espone tutte le prime pagine dei giornali in cui si annuncia la morte del presidente Eisenhower, e c'è questo edicolante che con una faccia sconsolata e una mano sotto la guancia, no? È lì come pensieroso, con questo pensiero astratto, in mezzo a questi giornali che annunciano la morte di Eisenhower. È una foto che ha fatto storia e che ha permesso, tra l'altro, a Kubrick di entrare come fotografo in un'importante rivista a lavorare, e si è scoperto poi che lui l'aveva falsificata, nel senso che aveva pagato l'edicolante per fare quell'espressione, no? Quindi per riprendere quella foto. E quindi era uno che già sapeva quello che voleva, aveva già capito la potenza del mezzo, no? Del mezzo fotografico, del mezzo. E c'è da dire questo: i primi due film di Kubrick sono stati disconosciuti dal regista. Uno è Paura e Desiderio, Fear and Desire, è stato il primo in assoluto. L'altro è Il bacio dell'assassino. E Kubrick, finché era in vita, non li ha mai voluti distribuire perché li ha considerati come esercizi di un ragazzo che stava cercando di imparare il cinema. Quindi Ah, li ha accidenti. disconosciuti come film, anche se oggi la critica invece li esalta, perché comunque sono episodi importanti. Infatti oggi sono distribuiti, però finché Kubrick è rimasto vivo non li ha mai distribuiti. Quindi per Kubrick il suo primo film è Rapina a mano armata, cioè il terzo film in realtà che lui fa. Dopo aver fatto Rapina a mano armata e dopo aver avuto l'occasione di girare Spartacus, e questa è interessante perché praticamente viene presto capito il talento di Kubrick, anche con Lolita poi, che ha fatto comunque anche quello un film che ha fatto storia, no? Kirk Douglas, che aveva lavorato in Orizzonti di Gloria, l'altro film bellissimo di Kubrick, che tra l'altro è stato bloccato in Francia fino agli anni Ottanta, perché ha un'altra feroce critica sia al militarismo che alla violenza dei governi, alla stupidità dei governi, specialmente quello francese, visto che parla di quello. Kirk Douglas vede che questo regista è giovane, ha un sacco di talento, e siccome litiga con il regista Menn, che è quello che si occupava di Spartacus, dopo le prime riprese litigano brutalmente. Siccome la produzione del film c'era in mezzo anche Kirk Douglas decide di licenziare il regista e decide di prendersi Kubrick. Perché? Perché pensa che è giovane, è di talento e pensa di poterlo controllare. Kirk Douglas è una superstar, cioè voglio dire, è proprio classico, no? Divo. E quindi dice, beh, mi prendo sto giovanotto, me lo rigiro come voglio io. In realtà non si rende conto che Kubrick farà impazzire tutti su quel film, perché farà quello che vuole lui alla fine, no? Perché Kubrick accetta questa mega produzione hollywoodiana di Spartacus, che non è un cinema nelle corde di Kubrick, no? Non è del Non fa parte, suo diciamo, di stile. quello che lui vuole di solito fare, però lo accetta perché sa che quel tipo di film gli apre le porte praticamente, sicuramente, a ambienti e a produzioni molto più importanti. Lui ci tiene effettivamente. Infatti, alla prima di Spartacus ci sono delle fotografie. Addirittura in cui lui, Kubrick incontra, credo, se non vado errato, la regina d'Inghilterra, incontra un sacco di personaggi famosissimi, quindi ha Ecco, accesso. perché è interessante, lui non mirava a fare il cinema d'essai per qualcuno, lui mirava comunque alle masse,
Mirava a essere visto Esatto, da lui tutti. voleva fare il cinema che voleva lui, ovviamente, però era una persona estremamente intelligente e capace e capiva che doveva entrare in certi ambienti, avere accesso a certi ambienti. Quindi con Spartacus lui arriva lì, ci sono degli aneddoti pazzeschi su Spartacus, perché addirittura Kubrick, che era un fotografo esperto, però sai che il film di solito ha un direttore della fotografia e c'era un direttore della fotografia, se non mi ricordo il nome, era famosissimo, e Kubrick ci litigava sempre, in continuazione. Arrivano a esasperare praticamente gli animi, perché c'è una scena che viene raccontata proprio da chi ha vissuto quell'esperienza, e dice che a un certo punto Kubrick si lamenta per l'ennesima volta con il direttore della fotografia e dice: in questa scena c'è troppa poca luce. E il direttore della fotografia, ormai esasperato dai continui litigi, tira un calcio a un riflettore, lo fa rotolare in mezzo alla scena e gli dice: c'è abbastanza luce adesso? E Kubrick, impassibile, risponde: c'è troppa luce adesso. Quindi ti posso lasciare immaginare il tipo, no, di personaggio che era Kubrick, faceva impazzire tutti. Alla fine il direttore della fotografia decide di non lavorarci più. Kubrick dice: ok, non importa, curo io la fotografia, tu stai pure lì seduto nella tua sedia, però sai, dietro della fotografia ha uno staff dietro. E quindi cosa succede? Succede che Kubrick prepara le scene, le illumina, e poi lo staff guarda il direttore della fotografia, chiede assenso il direttore della fotografia, il direttore della fotografia fa un cenno di sì e quindi preparano la scena come vuole Kubrick. Alla fine uno degli Oscar di Spartacus va alla fotografia. Quindi il direttore della fotografia prende l'Oscar, ma in realtà il film l'aveva illuminato Kubrick, non l'aveva fatto Kubrick in questo senso. Quindi, ecco, per farti capire il tipo di personaggio che era Kubrick. Quindi lui accede a questi ambienti e 2001, Odissea nello spazio, sarà l'ultimo film che Kubrick gira ad Hollywood con le grosse case di produzione. Dopo quel film ottiene un contratto, appunto, unico nel suo genere e unico al mondo con la Warner Bros., però si trasferisce in Inghilterra e quindi girerà i film fuori dall'ambiente hollywoodiano E non completamente. torna più negli Stati Uniti, se non Non torna più sbaglio. nei grandi set di Hollywood, e comincerà a farsi i suoi film, addirittura gli ultimi li gira a casa sua, Full Metal Jacket, lui ha ricostruito il Vietnam nel suo parco di casa, quindi proprio cambia completamente registro. Dopo 2001 Odissea nello spazio, che è un film in cui probabilmente lui testa tutte queste tecnologie, e la cosa interessante è che già in quel film appaiono molti indizi, cioè Kubrick ce li mette proprio, per far capire che la Luna è una finzione. Per esempio, Beh, per esempio, allora, bisogna capire intanto che Kubrick era maniacale a livelli. Cioè, non credo che esista qualcuno di simile a lui, no? Lui curava le inquadrature, quello che appariva in cioè, era talmente maniacale da rivedere più volte, appunto, le cose che faceva, rifarle addirittura più volte. diceva, si dice, dicevano, ho letto che faceva rigirare alcune scene decine di volte. Scusami. Sì, assolutamente, assolutamente. Lui faceva girare una scena anche 80, 90 volte, cioè era a livelli veramente pazzeschi. Allora, 2001, se pensiamo che è un film del 68, esce nel 68, no? Lui lì addirittura arriva a livello, fa quello che non ha fatto nessun altro regista di fantascienza, cioè nello spazio, per esempio, il rumore non si propaga e le scene nello spazio sono in assenza di rumore, in effetti, c'è cioè il silenzio, no? Poi replica con un'accuratezza imbarazzante l'assenza di gravità. Quindi in tutte le sequenze che noi vediamo, quando c'è quella specie di... Tra l'altro c'è lo shuttle, si vede, no? Un primo prototipo dello shuttle che poi verrà realizzato veramente negli anni Ottanta, no? C'è questo shuttle che arriva nella stazione spaziale. Durante il viaggio si vedono tutte le classiche, si vede la penna che galleggia nell'aria, questi astronauti che hanno... Questi astronauti che hanno queste calzature appesantite con il piombo perché devono stare saldi per terra, non riescono a camminare, camminano molto male, no? E ci sono tutte queste sequenze, il fatto che bevono liquidi, hanno queste cannucce, cioè è tutto curato nel minimo dettaglio. Nel momento in cui si arriva sulla Luna, sparisce tutto questo, è come se fossero sulla Terra.
bevono il caffè dalle tazzine, mangiano i tramezzini, non naviga più niente in giro per... Cioè, allora uno dice, com'è che è stato così attento 10 minuti prima in tutto il viaggio e appena si arriva sulla Luna sparisce tutta questa attenzione ai dettagli, no? Addirittura la Luna sembra un ambiente terrestre, perché c'è la gravità, c'è tutto. Quindi già lì, e poi ci sono molti altri segnali durante il film in cui Kubrick sembra proprio dire, guardate che qui sulla Luna questa è una finzione, è un inganno, lo dice proprio in moltissime sequenze. Ci sarebbe da fare un'analisi film per film, Ha perché tirato via chiaramente... su tanti dettagli come di solito no, non ha mai fatto in altre No, no, occasioni. infatti. Allora, quello che volevo dire è questo. Forse entra in contatto con questi ambienti già da dopo Dottor Stranamore, che è sempre di quegli anni lì, 67 o 66, se non ricordo bene. Perché quando fa Dottor Stranamore, lui si... il premio che ha per aver fatto Dottor Stranamore è che l'FBI apre un fascicolo e un'indagine su di lui e sul suo scenografo che è Ken Adam. Ken Adam era lo scenografo dei film di 007, che ha reso famosi i film di 007, no? Con queste scenografie futuristiche incredibili. E allora Kubrick, vedendo la bravura di Ken Adam, lo chiama per il Dottor Stranamore e gli dice, dobbiamo replicare l'interno del bombardiere nucleare, il B-52. Ken Adam si occupa degli interni del B-52 e quando vengono proiettate le prime immagini alla stampa, alle cose, ai militari si rizzano i capelli in testa perché l'interno del B-52 è replicato in modo assolutamente perfetto, addirittura con un dispositivo che all'epoca era top secret, che era il dispositivo di comunicazione per i codici nucleari per lo sgancio delle bombe nucleari, no? E quindi gli viene aperta un'indagine dell'FBI. Kubrick chiede a Ken Adam come cavolo ha fatto a replicare in modo così preciso, no? Perché ho capito che puoi trovare una rivista, qualcosa per trovare gli interni dell'apparecchio, ma certe attrezzature, top secret, no? E Ken Adam era un pilota che aveva combattuto nella RAF e quindi era riuscito ad avere accesso proprio a uno di questi bombardieri, a vederlo e quindi aveva replicato praticamente nel dettaglio tutto quanto. Ecco, forse già lì questi primi contatti anche con gli ambienti militari, anche se erano contatti non certo, voglio dire, dei buoni contatti, ma aveva delle indagini, però forse lì qualcuno si è attenzionato, ha visto un po' quello che stava facendo questo regista, le capacità che aveva, e quindi poi alla fine è entrato in certi ambienti e forse è stato chiesto di realizzare appunto questi finti allunaggi. Non mi spiego altrimenti perché Kubrick avrebbe avuto un contratto così esclusivo anche di poter fare veramente quello che voleva, no? Cioè l'unico regista al mondo che è riuscito ad avere questo potere. Forse ha contrattato qualcosa, no? E poi si sa che da un certo punto in poi lui si rifugia in Inghilterra, nella sua villa, nel suo parco inglese, e comincerà a viaggiare sempre meno. Viene descritto come una persona fobica che ha paura del volo, lui aveva anche il brevetto di pilota. E si dice che un incidente lo ha spaventato, però in realtà si sa che anche con il film Barry Lyndon, che lui ha girato in Inghilterra, durante quel film lì ha ricevuto molte minacce da persone sconosciute. Quindi diventa sempre più ritirato e viene descritto come un personaggio addirittura fobico, misantropo. E poi anche nei suoi film non c'è mai amore nei suoi film, c'è proprio, c'è un'assenza, no? Ci sono le donne, ci sono gli uomini, non c'è l'amore, no? Quindi tutte queste occasioni vengono utilizzate per screditarlo, per farlo diventare un personaggio. Ma in realtà chi lo conosce, come ha scritto un libro anche su autista personale. Poi ne ha parlato Leon Vitali, che è stato uno dei suoi assistenti più vicini, e tantissime altre persone lo descrivono invece come una persona estremamente amorevole anche con la famiglia, con i figli. Quindi, insomma, sembra più propaganda quella per screditare Kubrick. E la cosa interessante per quanto riguarda i viaggi lunari è proprio questa: cioè, recentemente escono delle fake pazzesche sul fatto che Kubrick abbia realizzato i viaggi lunari. Prima esce un documentario fasullo, sai, i classici mockumentari li chiamano, no? Quei documentari che raccontano storie in realtà inesistenti. In questo mockumentario viene narrata il coinvolgimento di Kubrick nei viaggi, nella missione Apollo, nella falsificazione della missione Apollo. Questo documentario è fatto da un francese e con un'abilità incredibile, e ne parla anche Mazzucco, un'abilità incredibile nel montaggio proprio, riesce a far credere che ci siano personaggi come
l'ex ministro della difesa Donald Rumsfeld e altri personaggi della politica americana e famosi che parlano del fatto che Kubrick ha partecipato alle missioni Apollo, ma in realtà è tutta una costruzione di montaggio, di frasi prese fuori contesto, messe assieme, in cui sembra che si parli appunto di questo. Poi, perché questa operazione, secondo me? Perché io ho visto una cosa: chi non conosce Kubrick e non conosce il suo cinema ha subito preso questo documentario e ha detto: avete visto? Ecco la prova, Kubrick ha partecipato ai falsi lunati. Ma chi conosceva Kubrick e il suo cinema ha capito subito che era un fasullo questo documentario. Perché? Perché alcuni dei personaggi intervistati, ad esempio, viene intervistato uno che parla lo stesso del fatto che lui ha visto Kubrick che armeggiava con gli astronauti, faceva. Il nome di questo personaggio che viene intervistato qual è? È Jack Torrance, che è il personaggio di Shining. Capisci? Quindi uno che conosce Kubrick già si mette a ridere, vede l'intervista a Jack Torrance, dice: ma chi è questo, no? Poi viene intervistata una presunta spia russa che si chiama Dimitri, come il personaggio del dottor Stranamore, il presidente russo del dottor Stranamore. Quindi Quindi un'operazione che chiaramente era falsa, ma con quale scopo? lo scopo di screditare il fatto che Kubrick abbia partecipato ai viaggi lunari, perché appunto, ti ripeto, la gente più sprovveduta prende subito quel documentario e dice: avete visto che Kubrick ha partecipato? Quelli che conoscono Kubrick dicono: guarda sti creduloni imbecilli che corrono dietro a una falsità palese. Quindi è un modo per screditare effettivamente il fatto che Kubrick abbia partecipato agli allunaggi. E come se non bastasse, qualche anno dopo esce un'intervista presunta a Stanley Kubrick in cui lui confessa di aver partecipato agli astronauti. Questo regista dice di aver avuto il permesso da Kubrick di pubblicare questa intervista soltanto dopo la sua morte. In realtà il personaggio che appare nell'intervista è uno che assomiglia a Kubrick, ma non è Non è Kubrick. lui. No, c'è un'illuminazione fatta malissimo, si vede mezza faccia, c'è una luce che spara da una parte, quindi mezza faccia in ombra, mezza faccia illuminata, no? E Kubrick non avrebbe mai permesso. Avrebbe curato personalmente anche l'illuminazione dell'intervista e inoltre non avrebbe mai perso il controllo di un'intervista, non avrebbe mai dato il permesso a un regista di pubblicarla dopo la sua morte, quindi non sapendo cosa questo avrebbe fatto, no? Cioè, è proprio impensabile. Però anche questa, come esce, subito tutta la gente, no? La confessione di Stanley Kubrick. Però anche lì, i più attenti, è una boiata, non la vedete? E quindi è tutto per gettare discredito. Quindi il risultato qual è? Che Kubrick non ha mai falsificato gli allunaggi e tutti i tentativi di associarlo a questa cosa sono delle bufale. Quindi queste sono proprio operazioni di disinformazione. In realtà Kubrick una confessione la fa, è anche piuttosto esplicita, la fa proprio nel film Shining. Cioè? Ebbene, nel film Shining ci sono moltissimi riferimenti ai finti allunaggi. È un film talmente complesso, ci vorrebbe una trasmissione solo per analizzare quel film, talmente pieno di segnali e di proprio. Ecco, Kubrick quando l'ha girato aveva appena letto Subliminal Seduction, che è un libro famoso che era uscito sui messaggi subliminali. E infatti lui li utilizza nel film, utilizza un sacco di messaggi subliminali, un sacco di tecniche che poi sono state utilizzate anche nelle pubblicità, nelle cose. Proprio Kubrick utilizza tutte. Ci sono oggetti che scompaiono e ricompaiono a seconda dell'inquadratura nelle scene, ci sono un sacco di simbologie legate al progetto addirittura Monarch di controllo mentale della CIA. E poi ci sono delle differenze rilevanti con il romanzo, no? Ad esempio, le gemelle del film non esistono nel romanzo di Stephen King. E le gemelle possono essere chiamate come Gemini. Sai, il simbolo dei gemelli, no? Allora, l'inquadratura in cui si vedono le gemelle con addirittura due luci dell'albergo sopra le gemelle che sono riunite all'interno di una finestra, di un quadro finestra, cioè sembra proprio il logo della missione Gemini, che è stata la missione che la NASA ha fatto per testare la missione Apollo. Cioè, prima della missione Apollo, la NASA aveva lanciato questo programma Gemini, che serviva per fare tutte le prove del caso, no? Facciamo le prove di aggancio con l'astronauta, con le questi test per poi arrivare alla missione Apollo. Che caratteristica ha avuto la missione Gemini? Che è stata coperta di sangue, un sacco di astronauti sono morti. Morti nei modi più assurdi, perché addirittura due di questi astronauti sono morti
semplicemente in un volo di trasferimento. Loro, sai, prendevano questi aerei, no? E dovevano andare da una base all'altra, prendere a fare le prove, e uno si è schiantato in atterraggio, non si capisce bene perché, un altro è andato a schiantarsi da un'altra parte, insomma, e ci sono 5-6 astronauti che sono rimasti uccisi, e tra l'altro, che avevano partecipato alle Gemini, c'erano anche i 3 astronauti che poi sono morti nel test di prova dell'Apollo 1. Sai, quando ha preso fuoco la navicella Sì, durante certo. un test, sono morti in 3. Quindi era una missione caratterizzata proprio da queste improvvise strane morti, mai state realmente spiegate, anche perché poi ho trovato dei riferimenti pazzeschi. L'aereo è un modello particolare di aeroplano, quello che è utilizzato dagli astronauti, no? Un aereo tra i più famosi americani, costruito per addestramento, uno dei più sicuri, un aereo molto all'avanguardia, ne hanno costruiti diversi esemplari proprio per gli astronauti. Tra l'altro, uno dei primi aerei che aveva il sistema di atterraggio strumentale, l'ILS, Instrument Landing System, no? E un sacco di altre cose, quindi poteva volare con ogni condizione atmosferica, e ci sono dei video interessantissimi su YouTube dove fanno vedere che coprono completamente la calotta del pilota in modo che il pilota non veda fuori, e il pilota fa un volo proprio di prova, decolla e atterra da un'altra parte completamente solo utilizzando gli strumenti, no? Quindi, che poi mi dicono che c'è la nebbia e quindi un aereo si schianta sulla pista in atterraggio, insomma. Sai, fa un po' riflettere. Quindi, come inserisce le gemelle, che ti ripeto, nel romanzo di Stephen King non ci sono, e crea queste immagini simboliche che sembrano veramente richiamare al massacro, al sangue legato anche a queste missioni, no? E poi, vabbè, ci sono, non te le racconto tutte, sono tantissime, ma la scena forse più interessante è quella della stanza 237, che nel romanzo di Stephen King è 217. Mi sembra un altro numero comunque. Kubrick la cambia 237, perché all'epoca, è vero, in quegli anni lì, in tutti i libri di storia c'era scritto che la distanza dalla Terra alla Luna era 237 miglia. Io me lo ricordo, 237 mila chilometri o miglia, insomma, no? È la distanza media tra la Terra e la Luna, anche se cambia, però, a seconda della stagione, però nei libri era scritto questo. Io me lo ricordo benissimo, anche nei testi di scuola c'erano queste cose qui, no? Questi dati. E il cartello che appare sulla porta, sulla stanza 237, c'è scritto Room, cioè quindi stanza, N, una N maiuscola, 237, che può essere letto anagrammandolo come Room, ma anche Moon, quindi Moon Room, la stanza della Luna, no? Ed è Moon 237, certo. la stanza degli inganni, perché quello che accade lì dentro è il rovesciamento della realtà, cioè arriva Nicholson dove vede una bellissima donna e poi nel momento in cui l'abbraccia si trasforma in una donna putrefatta e vecchia, no? Quindi è tutta una stanza dell'inganno dove quello che accade è tutta una finzione. E la scena più incredibile è quando c'è il piccolo Danny, perché non ho detto che nel film è un film fondamentalmente autobiografico, e Jack Nicholson interpreta il Kubrick adulto, quello che ha le responsabilità. Poi te lo dico anche, ti racconto anche questa cosa. Mentre il ragazzino Danny è il Kubrick bambino, il Kubrick giovane, il Kubrick che ama fare la regia, ama fare il film, ama divertirsi, no? È quello che ha i sogni nel cassetto, che realizza le cose più belle, no? C'è questo conflitto. Allora, c'è la scena del bambino che sta giocando per terra, tra l'altro è proprio al centro di una piastrella, la cui forma della piastrella richiama proprio il pad di lancio dell'Apollo 11, ha la stessa forma. Il bambino riceve una palla dal nulla, e nel momento in cui si alza in piedi e si alza lentamente con questa inquadratura, sembra proprio un decollo, sul maglione lui ha un missile con scritto Apollo 11. Si alza, copre la distanza dalla piastrella fino alla stanza 237, quindi la distanza dalla Terra alla Luna, dove poi accade quello che accade. Ecco, indizi di questo tipo il film è disseminato dappertutto, no? Ci sono le aquile, che sono sia il simbolo dell'America come impero, come potere, ma anche il simbolo del Lem, perché il Lem si chiamava aquila, no? Eagle has landed, no? Quindi anche la macchina da scrivere si chiama Adler in tedesco, che vuol dire sempre aquila. La macchina da scrivere in cui Nicholson scrive cambia colore durante il film. Ci sono un sacco di
riferimenti ci sono nella dispensa, è presente la lanciata Tang. La Tang era il maggior sponsor delle missioni Apollo. Insomma, ci sono tantissimi riferimenti. Cioè, se uno Come se comincia da. avesse voluto ricordare a qualcuno che insomma poteva, aveva delle informazioni in più da dire e Ah, le sì. metteva degli indizi nei film, Ma incredibile. infatti, quello che è incredibile è che se uno guarda il film analizzando veramente le cose, anche all'inizio, quando Nicholson arriva nell'albergo e va a fare questo colloquio di lavoro con il direttore dell'albergo, viene accolto in questa piccola stanza in cui il direttore dell'albergo è vestito con i colori della bandiera americana, cioè la giacca blu, la camicia bianca a righe rosse, cravatta rossa e ha una pettinatura che ricorda molto quella di Kennedy, del presidente Kennedy. Quindi c'è un richiamo visivo molto forte. Poi sulla scrivania c'è questa bandierina americana, alle sue spalle c'è un'aquila per rappresentare appunto il simbolo dell'impero americano, però alla sua destra c'è la radio, una radio, tipo una radio trasmittente, con sopra un'altra aquila. Quindi sono tutti quanti riferimenti. Poi c'è una terza persona che partecipa al colloquio e che è sempre silenziosa, sembra quasi una sorta di uomo, non si capisce che ruolo abbia nel film in realtà, no? Perché lui parla solo con il direttore. E questa persona che segue sempre il direttore dappertutto e segue anche Jack è come una specie di controllore, di terzo personaggio che sta lì a vedere cosa succede, no? E quindi sono tutte queste figure un po' enigmatiche. E ti dico, ci vorrebbe una trasmissione solo per decifrare Shining da Ora, tanto. secondo me, andremo tutti, penso molte persone del pubblico, a rivedere i film per ritrovare tutte queste cose, perché magari lo abbiamo visto tutti senza accorgerci di quasi niente di tutto ciò. Ma guarda, è stracolmo di indizi. Addirittura anche delle cose, Kubrick ha un'ossessione per gli specchi che appare in molti suoi film, no? Lo specchio sai che ha molte simbologie, cioè oltre a simboleggiare il doppio, simboleggia anche il rovesciamento dei concetti e poi c'è anche l'attraversamento dello specchio, che è il concetto che Lewis Carroll in Alice mettono, quindi andare oltre certe realtà, certe verità. E Kubrick li mette dappertutto gli specchi, sia su Shining ma anche su altri film. C'è proprio questa simbologia. E inoltre, tante cose, forse le persone non le notano alla prima visione, però quando si va all'inizio, Jack Nicholson va a fare il dialogo di lavoro, quindi con questo maggiolino giallo, che poi nel romanzo il maggiolino è rosso. Kubrick utilizza il maggiolino giallo. Sono cose che possono sembrare stupide, no? Magari dici a Kubrick non piaceva, però Kubrick il maggiolino rosso ce lo mette poi alla fine. È come lanciare un messaggio a Stephen King, no? Dire non ho fatto a caso la scelta del maggiolino giallo, chissà perché, poi sarebbe da capire, perché poi alla fine c'è un incidente che coinvolge proprio il maggiolino rosso. Vabbè. E comunque all'inizio, quando va a fare il dialogo, la montagna sta sulla destra e la valle sta sulla sinistra. Nel secondo viaggio, quando torna all'albergo con la famiglia, la montagna sta sulla sinistra e la valle a destra. Cioè, È esattamente rovesciata. inverte completamente i fattori e non sono errori, non sono cose che lui fa a caso, sono tutte cose che hanno un significato preciso, però ripeto, è difficile analizzarlo perché è talmente pieno di indizi dappertutto, addirittura in un dialogo tra Jack Nicholson e sua moglie, nel momento in cui cambia scena, cioè sai, c'è il campo e controcampo, no? Nel dialogo tra due persone, no? Allora inquadrano Nicholson e dietro alle sue spalle c'è un tavolino con una sedia, poi inquadrano la moglie, poi tornano su Nicholson e il tavolino e la sedia sono spariti. Poi tornano la moglie, poi quando ritornano di nuovo Nicholson sono ricomparsi, no? Ci cioè, sono tutti questi segnali, queste cose che Kubrick utilizza probabilmente anche per spiazzare lo spettatore. Però è vero che anche inserisce tantissimi messaggi, tantissime idee legate sia al genocidio dei nativi americani, c'è anche questa tematica nel film sicuramente, che è legata sempre al discorso del potere, sia gli allunaggi. Addirittura, sai che l'orso era il simbolo della Russia, mentre l'aquila è il simbolo dell'America, no? In Shining ci sono molti orsi. E addirittura, quando Kubrick in quel film mostra il potere nella stanza dorata, la Golden Room, in cui va Nicholson e comincia ad avere queste visioni, vede il jet set, l'alta società, no?
All'inizio gli dicono che molti presidenti, ma anche molta gente potente, ha frequentato quell'albergo nel passato, no? Quindi a un certo punto Nicholson entra in contatto con gli ambienti occulti del potere. Ma il potere non lo prende mai direttamente. È forse quello che è successo a Kubrick. Il potere utilizza sempre dei messaggeri per parlare con i gregari, non va mai direttamente. Infatti tutto questo jet set lo ignora. Ignora Nicholson. Chi è che parla con Nicholson? Parla Lloyd, che è il barista, e poi il maggiordomo, che è Il quello che ha maggiordomo. massacrato le bambine. Esatto. Sono sempre i messaggeri, no? I gregari che vanno a parlare con altri gregari, perché il potere utilizza queste figure, non si sporca mai le mani direttamente, no? Kubrick lo fa vedere questo molto chiaramente. Quindi tutte queste sequenze in cui esce anche il potere. Alla fine è incredibile quando per la prima volta lui impazzisce e la moglie tenta di scappare e lei per la prima volta inizia a vedere anche lei queste presenze. C'è questa sequenza in cui quest'uomo, che probabilmente appartiene al jet set, è un uomo di potere, è disteso su un letto e un'altra persona gli sta facendo una fellazio. E quando questa persona in ginocchio sta facendo una fellazio si alza, ha la maschera di un orso. Capisci? E sembra quasi un riferimento, anche gli orsi compaiono molto in questo film, sembra quasi un riferimento anche alla sudditanza in quel momento russa che ha appoggiato, è stata zitta su questo inganno che è successo. Ci sono tutta una serie di, come sono talmente tanti, che bisognerebbe ricostruire pezzo per pezzo il film per riuscire a capire un po' meglio come Kubrick, no, muove le pedine in questo tipo di film. E poi vabbè, c'è Eyes Wide Shut, che è l'ultimo suo film, che lui definisce il suo capolavoro, in cui lì per la prima volta diventa davvero esplicito, cioè mostra veramente il potere per quello che è, e infatti scompare a una settimana di distanza dalla proiezione che fa per i dirigenti della Warner. E lì ci sono anche lì molte storie strane, perché poi la famiglia non ha mai dichiarato le cause della morte. Si è parlato di infarto, ma non si sa. In effetti, è morto improvvisamente, con il suo film più importante, cioè quello che Che può probabilmente. succedere, però il giorno prima stava bene. Esatto, muore all'improvviso con un film e che per la prima volta diventa. Cioè, lui era stato sempre molto abile in tutti i suoi film a nascondere certe informazioni sotto forma di simbologie, di metafore, eccetera. Infatti, andrebbe fatta un'analisi della cinematografia di Kubrick. Ma in Eyes Wide Shut diventa improvvisamente veramente esplicito, proprio lo mostra, addirittura va ad affittare la villa di Rothschild per film, dove all'interno, che è girato in set all'interno, non nella villa, però all'interno si svolge l'orgia con il rituale magico di magia nera, di satanismo, no? Quindi associa direttamente i Rothschild e i grandi potenti a queste pratiche oscure, magiche, eccetera, no? E lì ci sono un sacco di riferimenti diretti e precisi. Quindi probabilmente io penso che quando lui ha mostrato quel film a tutta una serie di dirigenti, qualcuno gli si sono rizzati i capelli in testa quando ha visto cosa aveva fatto Kubrick, no? Ed è curioso perché noi non possiamo, anche se il film era finito, perché lui aveva mostrato il taglio finale, lo sappiamo, questo è il dirigente della Warner Bros. Però poi esce la storia che il film non era ancora completo e quindi viene chiamato Steven Spielberg, che invece è un noto regista di propaganda, per completare, dicono loro, il montaggio del film. Ecco, non ci è dato sapere che interventi ha fatto Steven Spielberg, che tipo di interventi ha fatto. C'è una cosa curiosa: sai che Mozart era un massone e muore in circostanze mai chiarite mentre stava componendo questo Requiem, no? Gli avevano commissionato questo Requiem e poi lui scompare prima di terminarlo. Ecco, un pezzettino di questo Requiem appare nel film di Kubrick quando il personaggio principale entra in un bar e trova un giornale dove c'è scritto sui titoli principali: fortunato ad essere vivo perché si era salvato dopo aver partecipato a quest'orgia, no? E c'è un pezzettino di questo Requiem di Mozart. Sembra quasi un'allusione, no? Un'allusione. Ora non sappiamo se la Kubrick ad aver voluto quel pezzo musicale, oppure chissà, è stato frutto forse dell'intervento di Spielberg. Questo non possiamo saperlo. Non sappiamo che tipo di interventi ha fatto Spielberg in quel film lì. Certo, quel film è pazzesco, anche questo andrebbe analizzato con molta cura, perché contiene tante di quelle immagini relative appunto al potere, a come il potere occulto gestisce le persone comuni, no? Infatti, Eyes Wide Shut significa occhi aperti ma chiusi, spalancati chiusi, no?
mentre il romanzo originale su cui si basa si chiamava Traum Novel o Doppio Sogno di Schnitzler. Anche lì vengono cambiate un sacco di cose, Kubrick cambia tutto continuamente. L'orgia non esiste nel romanzo, la mette Kubrick, il rituale magico con l'orgia, no? E tutti i riferimenti sono addirittura legati anche ai bambini, perché per esempio quando lui arriva all'orgia si vede il cerchio magico in cui ci sono tutte le sacerdotesse del sesso, no? Con il sacerdote che fa la cerimonia, proprio una cerimonia, un rituale proprio magico, e poi queste sacerdotesse quando si spogliano assumono questa posa molto plastica, no? Sembrano delle bambole e sono tutte mascherate, quindi proprio sono proprio bambole, no? C'è un riferimento preciso alla programmazione Monarch, quindi al controllo mentale. Non sono delle vere sacerdotesse come accadeva nei riti pagani, per esempio, della fertilità, in cui le donne controllavano il loro rituale, no? Il rituale magico. Qui è tutto rovesciato, siamo al rituale di magia nera, quindi anche la donna diventa un essere controllato, una bambola, no? Fondamentalmente, mantiene questa maschera. Poi alla fine del film, quando i due vanno su un negozio di giocattoli per comprare, è Natale, vogliono comprare i giocattoli alla bambina. Mentre la bambina gira in questo emporio di giocattoli, si vedono delle scatole gioco che si chiamano Magic Circle, quindi il circo magico, e poi la bambina mostra delle Barbie, le bamboline, le Barbie, no? Quindi c'è un richiamo al fatto che comunque il potere si occupa fin dai piccoli, forse la bambina dovrà seguire le stesse orme, no? Della madre, cioè diventare un oggetto di controllo, il potere controlla sempre tutto, controlla la dicotomia maschio-femmina, no? La crisi tra uomo e donna. Infatti, in quel film lì, anche con la palette di colori che utilizza Kubrick, il bianco, il rosso e il blu, cioè i colori della bandiera americana, sono dappertutto. È come se ci fosse sempre la presenza del Grande Fratello, no? Del governo che veglia e sta sempre sopra questi personaggi. Quindi, ecco, ti dico, Kubrick è un personaggio assolutamente da studiare e da approfondire, perché veramente ha fatto delle cose incredibili nei suoi film. L'unico. E dopo questa analisi stupenda e approfondita, Federico, e noi magari non su Kubrick, ma continueremo a fare altre puntate su altri registi o anche su film, lo decidiamo insieme perché mi sembra che tu ci abbia dato una gran bella spiegazione. Grazie, grazie per la tua partecipazione e la tua analisi, Federico. Ah, grazie a te, Jeff. Alla prossima, allora. Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito e sosteneteci, ne abbiamo bisogno, siamo anche un po' sotto attacco censorio, ne abbiamo bisogno più che mai. Iscrivetevi ai nostri canali alternativi, Rumble, Odyssey, il nostro canale YouTube, adesso per alcuni giorni c'è quello alternativo, e sostenete il lavoro del nostro canale, lo fate facilmente dalla pagina web del nostro sito www.casadelsole.tv/sostienici, abbonandovi o mandandoci un contributo una tantum. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima volta con Federico e con le nostre altre interviste, con il TG di tutte le sere, con i nostri approfondimenti e con le dirette di Margherita Furlan, il nostro direttore, alle 19:30 tutte le sere. Seguite perché lì facciamo anche qualche analisi ulteriore anche delle notizie, non soltanto del telegiornale. Grazie e arrivederci alla prossima volta.